eccoci qua con questo Rossini che sfuma, che fa riprendere ai noi e voi le nostre voci. Beh, insomma, Rossini è un compositore che a Bologna sta bene, perché a Bologna ha studiato, si è sposato, ha abitato, è sepolta sua mamma pure a Bologna, mi pare, assieme alla Colbran, credo, che la moglie di Rossini. Insomma, è un bolognese d'adozione, ma anche un lughese d'adozione. È un vero lughese come te, Alberto. Davide Ranalli, che di Lugo è il sindaco, grande sindaco, e che, ti faccio questa sorpresa, abbiamo al telefono. Adesso chi ci ascolta si chiederà, ma perché a mezzanotte del 3 maggio dobbiamo parlare di Lugo? Perché Lugo sta diventando, è diventata un po' la capitale mediatica della musica che avanza, esatto, della musica che resiste ai tagli alla cultura, e resiste, se resiste ai tagli alla cultura, lo si deve anche all'entusiasmo, alla capacità, alla passione politica e non solo, di Davide Ranalli, che saluto, buonasera. Buonasera a voi e agli ascoltatori. Miglior tappeto musicale non si poteva avere con Rossini, il sindaco di Lugo. A Lugo Rossini ha vissuto da bambino, perché la famiglia da Pesaro si spostò a Lugo e fece studiare il piccolo Rossini. I genitori erano di Lugo. Erano di Lugo proprio. Sì. Infatti è la città paterna, la città veramente paterna. E lui amava dire che era il cigno di Pesaro e il cignale di Lugo. Insomma, vero? Tutto questo però non basta per giustificare la presenza di sindaco Ranalli. Perché l'abbiamo disturbato a mezzanotte in diretta, rigorosa diretta, perché siamo una trasmissione fedelmente viva e carnale, quindi bisogna avere la diretta. Abbiamo chiamato il sindaco di Lugo perché è stato protagonista di meritate cronache su merito nazionale, giusto, ormai la ribalta nazionale se l'è presa. Perché? Perché in questo comune di 32.000 anime, sindaco, mi corregga se dico cose sbagliate, ha triplicato i fondi alla cultura, raddoppiato quelli per il Teatro Rossini di Lugo, che è un gioiello architettonico, tra l'altro lo stesso architetto che ha disegnato il comunale, ha disegnato il Rossini di Lugo 3 anni prima del nostro comunale di Bologna. Insomma, ha fatto tutto questo in una città che da dicembre avrà un grandissimo festival di musica barocca che si chiamerà Pur Timiro, e Pur Timiro è un festival che torna grazie all'entusiasmo di questo sindaco, che abbiamo al telefono, che salutiamo. Se ho detto qualcosa di sbagliato, ci corregga pure. No, tutto giustissimo, a cominciare dal riferimento al festival che sarà il nostro fiore all'occhiello per quel che riguarda la programmazione del nostro teatro. È una scommessa che abbiamo voluto fare, che abbiamo proposto alla città, e per farlo abbiamo deciso appunto di fare questa operazione politica, se mi è consentito, certo, dirlo, che è stato appunto di raddoppiare i fondi alla Fondazione del Teatro e triplicare quelli nel comparto della cultura, quindi ci abbiamo creduto. Quasi doverosa, bisognerebbe dire, però perché fa notizia? Perché purtroppo le tendenze sono contrarie, e quindi un gesto, a mio modo di vedere, quasi doveroso, diventa un gesto clamoroso. Sì, purtroppo è così. Dico purtroppo perché mi piacerebbe e mi sarebbe piaciuto che in qualche modo la cultura, per tanti amministratori e soprattutto per questo paese, fosse un tema centrale e un tema appunto ordinario. Il fatto che sia divenuta straordinaria una notizia come questa ci deve fare riflettere rispetto a quanto lavoro ci sia ancora da fare su questo versante. Quindi ci sono state delle difficoltà, sindaco, a far accettare questo a Lugo? Perché io immagino un cittadino lughese, magari non appassionato di musica, che dirà: ma cosa mi interessa il festival barocco a Lugo, tra l'altro a dicembre, stiamo parlando di un festival che partirà a dicembre. Immagino che qualche lughese si sarà un po' indispettito. Sì, diciamo che qualche difficoltà c'è stata. Indispettito no, io credo che i lughesi abbiano capito esattamente qual era lo spirito con il quale abbiamo portato avanti questa scelta. Ovviamente ragionamenti come questi, che sono appunto straordinari o che appaiono straordinari,
più che altro creano delle polemiche di natura politica, l'opposizione che non vota il bilancio dicendo che questi soldi qui, o vota contro il bilancio appunto, in un qualche modo venendo meno quello che dovrebbe essere invece una modalità con cui le amministrazioni cercano di elevare il livello della propria comunità e di portare la propria città in un qualche modo ad un livello appunto più alto. Mi è dispiaciuto, ovviamente, mi sono dispiaciute queste polemiche, ma sono convinto che la città abbia ben compreso quali sono le motivazioni che ci hanno spinto a fare questo, e credo che quando il festival inizierà la presenza anche dei lughesi al teatro sarà cospicua ed importante, ne sono certo. Speriamo anche non solo da Lugo, perché è un festival, tra l'altro ricordiamo, diretto da Rinaldo Alessandrini, che è direttore artistico, ma è anche poi quello che andrà direttamente sul podio a dirigere il suo concerto italiano. È un divo del barocco, è veramente è uno divo italiano, internazionale del barocco. Vorrei ricordare che in Francia lo venerano come un dio in terra. Ma per dire, adesso a dicembre va a Lugo, ma a ottobre è alla Scala alla con Scala, Bob Wilson all'incoronazione di Popea. Che dirige l'incoronazione di Popea, da cui fra l'altro è tratto il titolo del festival Pur ti miro. Perché una delle arie più celebri dell'incoronazione di Popea è l'aria Pur ti miro, che ascoltiamo così nel suo abbrivio con il grande Jarosky. Giusto per dare l'idea. Sì. Ecco, insomma, il sapore sarà questo, la musica barocca. Un erotismo eccezionale sì, quest'anno. Sì. Sindaco Ranalli, la musica barocca perché proprio a Lugo? Va bene che Lugo ha avuto Rossini infante, ha avuto, insomma, Lugo è a 30-40 chilometri, forse meno, da Fusignano, la parte di Corelli. Perché la musica anche barocca? Balilla Fratella, non dimentichiamo che è la patria del più grande compositore futurista del nostro tempo, cioè Francesco Balilla Fratella. Perché il barocco, Ranalli? Perché il barocco? Ma intanto perché recuperiamo una tradizione che ha reso grande il teatro Rossini, e credo che fosse doveroso, nel momento in cui si imprime il cambiamento, dimostrare che il cambiamento lo si può fare anche recuperando qualcosa di tradizionale. Quindi il Festival del Barocco e il Barocco hanno caratterizzato il Rossini e la città di Lugo. E poi perché il rapporto che c'è con la rockstar del Barocco, come è stata definita Rinaldo Alessandrini, è un rapporto che è data veramente molti anni fa, quando Rinaldo iniziò la sua carriera proprio all'interno del Teatro Rossini. Quindi quasi un ricambio di gratitudine in questo caso. Un ritorno, perché lui era in buca come continuista il 3 dicembre 1986, quando il Teatro Rossini di Lugo riaprì i battenti dopo un meraviglioso restauro critico curato dal nostro grande architetto Pierluigi Cervellati, dopo una trentina d'anni di abbandono. Io mi ricordo che studiavo a Lugo, facevo le scuole medie baracca, e mi ricordo che ci dicevano i bidelli: state attenti a passare davanti al teatro, perché si diceva che se un gatto fosse entrato dentro il teatro non sarebbe uscito vivo, per quanti topi c'erano allora, quando io ero piccolino. Ma è vero, sindaco, che volevano distruggere quel gioiello del Teatro Rossini? Sì, volevano distruggerlo, avevano pensato di trasformare quello che era ormai diventato un magazzino comunale in un parcheggio, questa era una delle ipotesi. O una fontana, mi pare che ci fosse anche il progetto di una fontana. Mi pare di ricordare dalle carte anche a me, fortunatamente un sindaco illuminato come Domenico Randi, che oggi dirige in un qualche modo quel teatro, che io ho fortemente voluto come vicepresidente della fondazione, scelse anche lui a 30 anni di non piegarsi a questa logica e di recuperare il gioiello del Rossini. Ma con quale a parte il coraggio, insomma, di distruggere una cosa del genere, ma soprattutto con quali permessi potevano farlo? C'era, non era vincolato? Ma negli anni 80-70 se c'erano già i permessi, i vincoli delle belle arti. Comunque, sai, il nome del modernismo, c'è stato quel periodo negli anni 70, il nome del modernismo, che si voleva tirare giù tutte le cose vecchie, cosiddette vecchie, per dare spazio a questo moderno, no? È stato solo negli anni 80 che si è recuperato
il senso della filologia architetturale, e Pierluigi Cervellati è uno dei grandi teorici di questa cosa. Mentre si spegne l'aria Purtimiro, Purtigodo, da cui prende il nome il festival che regnerà a Lugo per tutto il mese di dicembre, che farà di Lugo la capitale in quel mese della musica barocca in Italia, siamo in onda con il sindaco di Lugo Davide Ranalli, che tra l'altro domani è a Bologna, possiamo dirlo, sì, non è un mistero, domani, oggi ormai. No, domani sono a Bologna perché sono, diciamo, a piacere di partecipare alla iniziativa che si terrà a sostegno del candidato Merola, dove sarà presente anche Dario Franceschini. E qui ci fermiamo perché siamo in regime di par condicio. Io lo suppongo. Credo che la par condicio di notte, insomma, abbia maglie un po' più larghe. Insomma, è vero che siamo in diretta, ma siamo di notte. Insomma, però, giusto, non diciamo altro. Insomma, è a Bologna per me. Sarò a Bologna per me. Però, la cosa importante che ci tenevamo a sottolineare è che, ed è una storia bellissima, un sindaco di 30 anni, perché questa è l'età di Davide Ranalli, a Lugo fa ripartire la musica classica, lo fa in un teatro gemellato in qualche modo con quello di Bologna, un po' perché è lo stesso architetto, Galli Bibiena, un po' perché l'epoca è la stessa, siamo nel 1760, il nostro teatro è del 1763, quindi stiamo veramente parlando di due teatri paralleli, e un sindaco giovane, giovanissimo, non che la gioventù di per sé sia un valore. Assolutamente. Però insomma è un valore se applicata alla musica classica, perché insomma è un traino giusto, insomma, associare. Lei quando è diventato sindaco? Io sono diventato sindaco il 9 giugno del 2014, avevo ancora 28 anni. La mia età, insomma. Come te. Come me. Pensa, lui è già sindaco, tu sei qui a fare la... Io sono qui a fare... Grazie. Il cretino la radio. Grazie Alberto. No, il pergolese aveva già scritto lo Stabat Mater. Esatto. Quindi, insomma, c'è chi ha sempre fatto... Qualcosa di più. Però, insomma, tutto questo per dire che Davide Ranalli potrebbe essere un bel esempio da portare... Sì, speriamo che questa... A futuri sindaci, sì, anche delle nostre città, insomma. Tanto ricordiamo che abbiamo avuto... di musica. C'è stata una pagina intera della Repubblica con un'intervista stupenda che si intitola Il Rossini di Lugo è il mio teatro alla Scala. Figlio di operai, sindaco a 28 anni, ha triplicato i fondi alla cultura e qui racconta la sua sfida. Un articolo, che vogliamo ricordarlo, è stato pubblicato sul regionale di Repubblica e dopo poche ore è finito in Nazionale e nel giro di pochissime ore è diventato quasi virale, no? Ha avuto una serie di contatti, di... Ma meno male, perché significa che, insomma, c'è una cosa, c'è clamorosa. Una sensibilità, quanti contatti ha avuto? Credo che abbia fatto più di 18.000 condivisioni. Più di 18.000 condivisioni. Questo significa che 18.000 persone lo hanno aperto, lo hanno letto e lo hanno condiviso, quindi fatto tre azioni, sì, non hanno fatto solo... Sì, vuol dire che è piaciuta la storia. È piaciuta la storia. E non è solo un like, che di like ne ha avuti quasi 50.000 e poi ha provocato pochi giorni dopo, il giorno dopo praticamente, un altro enorme articolo sulla stampa nazionale a firma di un grande Alberto Mattioli, dal titolo Il baby sindaco che ha triplicato gli investimenti per la cultura a Lugo Ravenna, stanziati 800.000 euro, gli altri parlano, io agisco. Signor sindaco, lei conferma queste parole nell'occhiello del titolo? Sì, confermo le parole, nel senso che io penso che fare l'amministratore sia prima di tutto cercare di realizzare il progetto che uno ha in testa, e quindi il mio progetto era quello appunto di far tornare Lugo all'altezza della propria ambizione, perché credo che Lugo sia una città che se lo merita davvero molto, ma credo che il passaggio più bello delle interviste sia il richiamo, e qui lo dico senza sentimentalismo, ma con grande riconoscenza, al fatto che un figlio di operai può oggi, se vuole, poter guidare una città anche valorizzando la cultura, perché come dicevo poi nell'intervista alla stampa, la cultura è anche un elemento con cui si può determinare il riscatto sociale degli uomini, quindi io di questo sono fortemente convinto. Davide Ranalli, visto che siamo una trasmissione musicale e la musica la facciamo anche ascoltare, non ne parliamo solamente, vogliamo dedicarle un brano vicino a Lugo, scritto da Corelli,
variazioni sul tema della follia, perché la sua lucida follia sta avendo giusto. successo. E quindi con un brano di un fusignanese, Anche lui insomma, barocco. secondo me rendiamo comunque omaggio alla città di Lugo, siamo nello stesso territorio. Quindi la lasciamo sulle note di Corelli, se lei gradisce. Io vi ringrazio e vi auguro buon lavoro e buonanotte. E poi magari avremo modo di vederci quando Lo verrò a speriamo Bologna. Sarebbe molto volentieri. piacere. Buonanotte e buon Buonanotte a lei. lavoro, buone cose a Buonanotte e Lugo. buon lavoro a voi. In bocca al lupo col ministro. Crepi il lupo. Genio questo Corelli. Magnifico, magnifico. Eh beh, Corelli è il genio del barocco, Eh italiano, sì. ammiratissimo da Bach, Corelli, Vivaldi. Vivaldi, sono proprio Locatelli anche, però Locatelli. insomma soprattutto Corelli, Vivaldi. Qui siamo alle prese con una hit parade del mondo Sì. antico, perché il tema della follia era una grande canzone che girava per tutta Girava il Europa. mondo e quello di Corelli è una delle più belle, ma l'hanno fatto in tantissimi. Le Vorrei variazioni, ricordare intendi? le variazioni, sì. Vivaldi. Vivaldi, i barocchi l'hanno un po' tutti usata, Affrontata. affrontata. È stata affrontata anche nel Novecento dal grande Rachmaninoff, che ci ha Ah, fatto è delle vero. meravigliose variazioni per pianoforte sulla follia di Corelli. Preferisci quelle di Corelli o quelle di Vivaldi? Ma sono lughese, quindi quelle di Corelli. Senti che forte, ottima esecuzione. È proprio il simbolo del virtuosismo e della variazione intesa come fantasia, come e anche follia. Perché si chiamava tema della follia? È un tema spagnolo, la follia è un tema popolare spagnolo, non so esattamente a che cosa si riferisce. È un tema popolare, insomma, Però una un po' come. canzone conosciuta da tutti Sì, all'epoca, un era un po' come ballo, era un. era un ballo, credo che fosse un ballo, è un po' come l'evergreen inglese, quella Green famosa Sleeves. Greensleeves, ecco, era un tema popolarissimo che era in bocca a tutti e quindi tutti i compositori ci hanno dedicato qualcosa, tema e variazioni. Anche Luto Slaschi ha fatto una cosa del genere, insomma, come certe variazioni di Paganini, insomma, uno dei must. Thank you.
La follia, secondo Corelli, secondo le variazioni di questo grande compositore barocco di Fusignano, quindi praticamente Sì. due passi da noi, Stavo guardando il abbiamo. programma del festival, Purtimiro, ci saranno musiche di Corelli nel concerto del 7 dicembre che si intitolerà Arte violinistica italiana con Rinaldo Alessandrini, clavicembalista e direttore d'orchestra e direttore del concerto italiano. In questo concerto si ascolteranno musiche di Tarquinio, Merula, Marco Uccellini, che era di Forlimpopoli, Ah, pure anche lui. lui romagnolo, Georg Friedrich Händel, Nicola Porpora, Arcangelo Corelli e ovviamente Antonio Vivaldi. Invece poi vorrei ricordare qui per amore di completezza che ci saranno due concerti introduttivi, uno fra l'altro il primo il 5 novembre da Figaro a Haydn con Carlo Tenan, lo stesso direttore che fra pochi giorni debutterà nel Barbiere di Siviglia. A Lugo invece dirigerà l'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini, un programma magnifico con musiche di Mozart, Paisiello, Rossini, Mercadante e Haydn. E il clou, il vero clou del festival sarà questa opera di Alessandro Scarlatti, Gli equivoci nel sembiante, che è la prima opera che Scarlatti compose quando arrivò a Roma. Con il soprano Monica Piccinini, il mezzosoprano Alena Danceva, il tenore Valerio Contaldo, il tenore Raffaella Giordani e la regia di Jacopo Spirei e ovviamente Rinaldo Alessandrini in buca. Questa è la cosa che conta, perché poi queste opere hanno anche bisogno di un grande interprete, perché altrimenti rischiano di finire male, insomma, se affidate Sì, al. il barocco richiede grandi interpreti, non sembra perché sembra musica già perfetta di per sé, in realtà per fare del buon Bach, per fare del buon Corelli, per fare del buon Scarlatti, ci vogliono dei grandissimi interpreti e Rinaldo Alessandrini lo è, e en passant ricordiamo che Rinaldo Alessandrini è universalmente conosciuto come forse il più grande interprete Sì. vivente di Claudio Monteverdi. Quindi il titolo Purtimiro in qualche modo è un omaggio a A Rinaldo. Monteverdi, anche se dicono che quell'opera, in particolare l'Incoronazione di Poppea, scritta nel 1642, quindi un anno prima Della della morte di morte. Monteverdi, non sia proprio di Monteverdi. Quell'aria, dici quel duetto? Sì, Sì. quel duetto. Sì, quello pare che non sia stato scritto da Monteverdi, quindi c'è un po' di follia anche nel nome, però è molto bella, è un'aria, diciamo, un duetto molto sensuale, forse fin troppo sensuale per questo che non è stato scritto da Monteverdi, e i musicologi si dibattono, c'è chi dice che potrebbe essere un certo Ferrari che l'ha composta, come spesso avveniva che le opere contenevano arie di altri autori. Ma stasera a Spano stiamo parlando di Lugo o della Beh, sì, è Romagna una e non è settimana un che si parla di omaggio alla tua Lugo. città, ma insomma un omaggio doveroso alla Doveroso alla storia cronaca nazionale, del sindaco che rilancia la cultura con un'azione decisa di polso, un sindaco giovanissimo che abbiamo sentito poco fa, ma Lugo è anche una delle città adottive di Rossini. Rossini ha avuto quattro città nella sua vita: Pesaro perché c'è nato, nato Lugo perché ci ha passato i primi l'infanzia, 12 anni. Bologna perché ci ha studiato, si è È sposato, ha diventato grande a vissuto, e Bologna. poi Parigi perché là ha svernato per lungo tempo. Diciamo che più che ha svernato, ha passato proprio tutta la fase adulta, ma già da ritirato, e poi insomma tutta la sua vita da gran viveur qual era, da Gourmet, grande bon vivant. forchetta. Si dice che a Parigi i ristoranti più rinomati tenessero un tavolo libero per Rossini. Rossini, perché sapevano che tanto prima o poi in Prima o poi serata sarebbe sarebbe arrivato, è passato, e quindi vero, un posto libero, un tavolo libero per Monsieur Rossini c'era sempre. Rossini che però a Bologna scrive la prima opera della sua sì. E lunga e sterminata produzione, il Demetrio e Polibio. Polibio, quanti anni aveva? Ti Ah, ricordi? pochissimi, era il Avrà avuto 1806 o 7, quindi siamo con Rossini praticamente quindicenne, quindicenne, sì. qualcosa del E genere. scrive questa cosa qui. Il Demetrio e Polibio, un'opera praticamente finita nel dimenticatoio, non si fa più se non nei festival Super specializzati. specializzati come Sì, Pesaro, sì. Demetrio però forse neanche lì il Demetrio e Polibio è talmente. Polibio, qui ci vorrebbe Roberta Pedrotti, che è la più grande rossiniana vivente.
Sentiamone un assaggio di questo Demetrio e Polibio, primissimo Rossini.